un'altra novità del nostro nuovo palinsesto, il fatto di Marcotti. In realtà era un format, un appuntamento che c'è sempre stato negli ultimi mesi, il lunedì a quest'ora, ma comunque diciamo che ha una veste rinnovata anche lui. E soprattutto abbiamo creato una sigla e uno spazio ad hoc per lui, per Giancarlo Marcotti, che vado subito a salutare, fondatore di Finanza in Chiaro e che ormai è diventato parte integrante della famiglia. Ciao Giancarlo. Ciao Manuela, un saluto a te, naturalmente a tutti gli ascoltatori e ovviamente i miei complimenti perché questa nuova veste grafica e per tutto il rinnovamento che hai portato nelle fonti TV, naturalmente. Grazie Giancarlo, naturalmente insomma, ricambio perché con il tuo apporto e supporto è fondamentale, insomma, guardare ancora più al futuro e cercare di fare sempre meglio. Quindi ti ringrazio per far parte della nostra realtà e ti dirò di più, visto che siamo in apertura, prima puntata della nuova veste del Fatto di Marcotti. Ti faccio vedere e faccio vedere anche ai nostri amici che ci seguono il promo che abbiamo dedicato alla trasmissione in cui viene spiegato un po' di cosa si tratta e poi naturalmente affrontiamo le notizie calde del momento. Eccolo qui. Non sempre il politically correct corrisponde a una giusta e sana informazione. Correttezza politica uguale linea di opinione e atteggiamento sociale di estrema attenzione al rispetto generale. Ma avere rispetto non significa dire le cose come stanno realmente e senza ingannare? Tutto questo è Il Fatto di Giancarlo Marcotti. Opinione e analisi anche senza filtri con il fondatore di Finanza in Chiaro, che non le manda certo a dire. Quindi vi aspetto ogni lunedì alle 11:30 sulle fonti TV. Eccolo, insomma, ho voluto aggrapparmi al tema del politically correct, Giancarlo, perché no, vediamo, partiamo proprio da qui e poi mi dici anche cosa ne pensi del promo. Io ho detto che, insomma, è importante dire le cose come stanno e a volte bisogna abbandonarlo questo politically correct. Allora, Manuela. Guarda, sai che sono sempre sincero, ma quindi se faccio dei complimenti è solo perché li sento, non per altro, insomma. Eventualmente, magari, ecco, non faccio delle critiche, ma se faccio dei complimenti è perché sono sentito. Allora, obiettivamente, le fonti TV a capo Manuela Donghi. È una web TV che è davvero diversa dalle altre, nel senso che voi davvero ospitate tutte le voci. Nel web oramai ci sono le fazioni e quindi ci sono dei canali che hanno solo degli ospiti e dei canali che hanno solo degli altri tipi di ospiti. Voi invece date un'informazione a 360 gradi. Quindi io mi sono stupito quando mi avete contattato la prima volta per così partecipare con una mia rubrica, perché ho detto, boh, ma forse sanno le mie idee, non le sanno, perché temevo che appunto foste molto istituzionali e che quindi io fossi un po' un pesce fuor d'acqua. Però naturalmente ho accettato. Ben volentieri. Ed invece, ripeto, con la tua direzione è veramente una TV, insomma, completa, su Ecco. cui uno può trovare, diciamo, degli argomenti interessanti e delle voci anche discordanti tra di loro, insomma. Infatti la parola giusta è completa, cerchiamo di farlo, poi non sempre magari riusciamo e se sbagliamo siamo pronti ad ammetterlo, ma insomma credo che lo sbaglio faccia parte della vita, a prescindere, no? Chi non sbaglia, quindi sarebbe assurdo pensare di far sempre tutto in modo corretto, però siamo anche istituzionali e mi riaggancio a quello che dicevi tu, ma nello stesso tempo cerchiamo. Ovviamente basandoci su persone che hanno una certa professionalità sulle spalle, perché poi quello è il nostro compito, no? Andare a selezionare, però cerchiamo di dare voce un po' anche all'informazione magari che non si ascolta tutti i giorni, poi lasciando sempre il margine di dubbio e di interrogativo che viene messo poi da chi ci ascolta, da chi ci segue, ci mancherebbe altro. Poi le idee non sempre magari
che dici tu o che dicono altri, non solo tu, vengono approvate e vengono approvate al 100%. Non è che se si fa parlare una persona vuol dire che si è d'accordo con quello che dice in toto, però insomma vale la pena dare una pluralità, no? Di informazione. Questo è un po' l'obiettivo. E appunto io mi sono agganciata al discorso del politically correct perché nel corso del tempo, io sono una linguista, quindi mi piace anche analizzare le espressioni e la loro evoluzione, non naturale della lingua, ma per come vengono utilizzate, no? Quando si affrontano determinati discorsi. Dicevo, il politically correct è diventato un'espressione, positiva, mentre invece il, politicamente scorretto, diciamolo in italiano, appunto a proposito di linguistica, è diventato invece qualcosa da cui rifuggire. No, non è vero, perché molto spesso se si riceve uno schiaffo, ovviamente, figurato, non in senso fisico, magari si ha più in evidenza la situazione e da lì si possono fare diversi ragionamenti. Ripeto, non è che bisogna prendere quello che si dice per oro colato, però spesso le cose dette in un certo modo, magari senza filtri, sempre educatamente, io tendo a precisare che l'educazione viene sempre prima di tutti, magari danno modo queste cose di valutare le situazioni anche in modo più netto, no? Ecco, modo. Però insomma ci siamo capiti. Giancarlo, questo è un po' il punto di partenza, lo abbiamo ribadito, così chi non conoscesse ancora il fatto di Marcotti con il nuovo palinsesto può conoscerlo ancora meglio. Sì, io appunto posso essere considerato, diciamo, un po' una voce fuori dal coro, ma vedo che, per esempio, ho seguito ieri la conferenza stampa, insomma, la dichiarazione di Conte. Alla prima domanda che è stata fatta sul MES, Conte ha risposto come più o meno avrei risposto io. Quindi vuol dire che, insomma, certe cose che ho detto anche tempo fa, adesso sono anche un po' condivise da altri, insomma. Ecco, questo vuol dire. Assolutamente sì, ecco, assolutamente. Allora, beh, la notizia del giorno, oggi partiamo proprio nel vero senso della parola perché aspettavamo il nuovo DPCM. Quanti ce ne sono stati? Ho perso il conto, Gianca, tu l'hai tenuto il conto dei DPCM? No, 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 sono stati tanti, probabilmente non potevano essere di meno, nel senso che Certo. ogni volta c'era qualche cosa È una novità anche per noi, sto DPCM, non sapevamo neanche cosa fosse prima, però obiettivamente se la situazione è allarmante, diciamo che bisogna intervenire con una certa celerità, quindi il DPCM permette questo. Ecco. Io avrei preferito non usare dei DPCM, ma perché appunto voleva dire che la situazione poi non fosse così grave. Invece, purtroppo ci troviamo in una situazione, ripeto, non grave come quella che abbiamo avuto a marzo-aprile. Però era innegabile che si dovesse prendere qualche altro provvedimento, quindi. Certo. Allora Giancarlo, partiamo dalle basi. Tu ti aspettavi una presa di posizione più netta e invece secondo te le norme sono appunto morbide, dove morbide, per morbide non intendo dire che sia da prendere in modo negativo, eh? E appunto, seconda domanda, che però ricalca e segue un po' la prima, cioè, come dire, se queste linee morbide le hai accolte favorevolmente perché c'era un po' il timore, no, di nuove chiusure e quindi di una nuova penalità per l'economia del nostro paese, ecco. Allora, sulla questione economica, magari parlo tra un attimo, secondo me naturalmente è l'aspetto principale. Sul fatto delle misure, io ho sempre un po' cioè, qualche perplessità in questo senso. Cioè, se vengono date delle linee guida, e rispettando le quali diciamo che noi non alimentiamo i contagi, allora a quel punto lì parlare di numeri diventa, non dico superfluo, ma cioè
In pratica, adesso io non ho ben capito, faccio l'esempio pratico, io sono stato invitato tra qualche giorno a partecipare a, non so, un convegno, non so come definirlo, comunque, nel quale senz'altro sarebbero state rispettate le linee guida, cioè del distanziamento delle persone che partecipavano, le mascherine, tutto, insomma, sarebbe stato fatto tutto assolutamente in regola, diciamo, con quello che ci viene quotidianamente detto appunto dal Comitato Tecnico Scientifico. Allora, adesso queste, chiamiamole riunioni, convegni, mettiamo un limite di persone, non devono partecipare, che ne so, più di 20 persone, più di 10 persone, cioè tutto questo rende, insomma, abbastanza difficile capire tutte queste norme. E poi questo magari va bene in Lombardia, non va bene in Veneto. Cioè, io Certo. penso che se manteniamo, ripeto, quelle misure che ci vengono dette, che poi partecipino 100 persone o 20 persone, se sono mantenute, secondo me non bisogna fare una questione appunto di numero, ma appunto di rispetto di alcune norme, secondo me, insomma. Certo, ecco, allora, Giancarlo, seguendo insomma quello che tu ci stai raccontando, chiedo anche a te perché ne abbiamo parlato ed è forse la notizia che più emerge all'interno delle regole decise dal DPCM, i sindaci che insomma sono un po' sul piede di guerra perché dicono: la responsabilità ricade solo su di noi, cioè avendo detto che i sindaci possono decidere, no, eventuali restrizioni nelle vie, nelle piazze, quindi di delimitare anche le cosiddette zone rosse, i primi cittadini dicono: ma insomma, lasciate a noi la responsabilità, perché se io decido che in questo momento non è, faccio un esempio molto, molto banale, non è il caso di chiudere, l'accesso alle vie, quindi di far circolare liberamente le persone e dopodomani i contagi aumentano, magari non è, insomma, i contagi che non sono direttamente proporzionali alla mia decisione, passo io per quello che non ha lavorato bene. Insomma, adesso ripeto, ho fatto un esempio molto terra terra. Ecco, è così, cioè se è data troppa responsabilità in questo senso, in senso negativo, ai sindaci, ai primi cittadini. Allora, io ho visto che subito dopo appunto l'intervento di Conte di ieri sera c'è stata questa levata, diciamo, dei sindaci che si sono lamentati, dice, ha scaricato su di noi le responsabilità. Sì. Allora, su questo aspetto qua io ho una visione un po' così. Beh, capisco i sindaci e capisco le loro perplessità. Però abbiamo sempre detto che il sindaco è la persona che conosce meglio il suo territorio, che risponde direttamente ai cittadini, quelli che li incontra per strada, che non è che li vede in televisione. E quindi io sono sempre un po' combattuto su argomenti del genere, nel senso che io vorrei sempre dare più responsabilità ai sindaci, agli amministratori locali, piuttosto che agli amministratori centrali. Anzi, non è che io, comunque, insomma, sono abbastanza un federalista, insomma, vedo con piacere una maggiore autonomia da parte degli enti locali. Quindi, quando vengono date delle maggiori responsabilità agli enti locali, io tendenzialmente non sono contrario, poi capisco che non deve essere uno scaricabarile, ecco, questo sì, No, però ok, certo. Cioè tu la vedi come davvero un gesto di fiducia nei confronti degli amministratori locali che, come hai detto tu, riescono a gestire meglio anche la situazione, nel senso che sanno, cioè la vedono tutti i giorni, ecco. in effetti noi siamo il paese degli 8.000 comuni. Che sono 8.000 entità diverse. Ovviamente, quando parliamo di comuni, parliamo di centri che hanno 100 abitanti e che hanno 3 milioni di abitanti. Ma però, insomma, il sindaco sappiamo tutti che è una persona alla quale noi ci rivolgiamo quasi sempre con fiducia. Quindi,
Quindi dare a lui delle responsabilità, ripeto, non lo trovo di per sé una cosa sbagliata. Ecco, questo è un po', non so se ho spiegato bene la mia posizione. No, hai spiegato molto bene, assolutamente sì. Ma il fatto però che sia stata data questa responsabilità ai sindaci e non alle regioni, come lo interpreti? Beh, anche qua, se, certo, le regioni è vero che hanno, cioè dovrebbero avere anche loro una maggiore autonomia. Io sono sempre per una maggiore autonomia regionale, no? Secondo me, se oltre alla sanità, che sappiamo tutti è abbastanza delegata, diciamo, alle regioni, ci fossero anche altre cose pubbliche delegate alle regioni, io lo vedo sempre con favore, perché secondo me, io sono uno di quelli che appunto ha guardato con favore alla nascita delle regioni, e secondo me ha fatto bene anche alla sanità. Questo. Poi, se c'è una regione nella quale la sanità non funziona bene, i cittadini se lo devono prendere con il loro governatore. Quindi. Ecco, c'è chi scrive Giancarlo, però i sindaci dovrebbero essere affiancati da piccoli comitati scientifici, o meglio, non so se dice che sarà così, comunque da soli hanno paura, no? Suppongo che sia una proposta. Sì, è quello che un po' dicevo io poco fa, o comunque la perplessità che potevo avere io, no? Rispetto all'intervento dei singoli sindaci. Posso dire una cosa magari non politicamente corretta, ma Devi, abbiamo iniziato parlando del politically correct, o meno. ecco, io più dei comitati tecnici scientifici mi baserei sul buon senso, cioè anziché chiedere ancora a nuovi comitati tecnici o mini comitati tecnici scientifici, sarei più per utilizzare il buon senso, e i sindaci hanno la possibilità di utilizzare il buon senso perché conoscono la loro città. Questa è la verità. Quindi, sì, per l'amor del cielo, farebbe tutto bene. Non voglio dire che il sindaco deve essere un esperto, in medicina o in virus, però. Secondo me ci sono delle cose di buon senso, e che il sindaco sa, conoscendo appunto la sua città e i suoi cittadini, sa cosa applicare e sa invece cosa sulla quale magari è meglio così. Assolutamente. No, 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 ma è chiarissimo il tuo ragionamento, insomma. E poi vabbè, c'è quest'altro messaggio che ci porta a commentare un'altra risposta che era dato Conte, incalzato dalle domande dei giornalisti, e sono sicuro che ti farà felice perché immagino che tu non veda l'ora di dire la tua. Allora, si è parlato di MES. Siccome io e te ne parliamo spesso, insomma, no? E siccome tutto il tema europeo degli aiuti che arriveranno dal Recovery Fund, ma anche dall'eventuale insomma, analisi del MES, che insomma non ho capito che se è così positivo perché non è stato ancora approvato all'unanimità, ma insomma, quello è un altro particolare che magari approfondiremo in un'altra puntata. Giovanni scrive: Conte ha detto che il MES farà aumentare il debito pubblico, no comment. Effettivamente Conte ha detto è debito il MES, quindi dobbiamo valutarlo bene. Allora lascio a te analizzare le parole del Premier. Guarda, io te le ho anticipate un po' nel mio primo intervento, ma obiettivamente Conte ha detto che il MES è debito pubblico, e io come tanti altri, ma naturalmente adesso non sono così un egocentrico, insomma, no? Io come tanti altri avevamo già detto da tempo che il MES era debito pubblico. L'altra cosa che ha detto Conte è che il MES non è più così, o non è così conveniente come veniva fatto passare. Io mi ricordo, ma mi ricordo, cioè sono cose di giorni fa, non di anni fa, no? Quindi insomma basta avere un minimo di memoria, che ci dicevano che prendendo il MES avremmo risparmiato 5 miliardi, 5
5 miliardi di interessi vari. Ok. Ora Conte ieri ha detto che il risparmio eventuale sarebbe sui 200-300 milioni, cosa che ho sempre detto io, che il risparmio era minimo. Anzi, se poi il nostro eventuale debito pubblico utilizzato fosse stato acquistato dalla nostra banca centrale, comunque il costo di quel debito pubblico lì è zero, ma non entriamo in particolare. Quindi voglio dire, quindi alla fine Conte ha praticamente affossato il MES, cosa che sto dicendo da tempo. Quindi mi fa piacere che, anche se un po' in ritardo, ma Conte sia arrivato a questa conclusione. Il MES non ci serve. Per quanto riguarda il Recovery Fund, attenzione perché avete visto tutti che cosa è successo in Europa, no? Quindi, allora, il Recovery Fund ha altri due ostacoli. Il primo, il Parlamento europeo, perché è tenuto anche il Parlamento europeo a intervenire, perché è una cosa che riguarda l'intero bilancio europeo, no? Ricordiamo sempre che il Recovery Fund non è pronti via, ecco 209 miliardi, è una cosa che viene spalmata su 7 anni, dal 2021 al 2027, attraverso appunto un aumento della partecipazione al bilancio europeo. Quindi il Parlamento europeo, e abbiamo visto che nel Parlamento europeo già ci sono insomma, divisioni e non è pace. Il secondo aspetto è che poi ogni Parlamento nazionale deve approvarlo. Quindi io sul Recovery Fund sarei molto prudente, cioè alla fine ritengo che qualche cosa verrà fatto, perché se non dovesse essere fatto nulla, vabbè, ci perderebbe la faccia l'Europa. Però pensare che quello che ci hanno venduto, cioè 209 miliardi, eccetera, così, sia cosa fatta, assolutamente no. Anzi, le difficoltà saranno. Chiarissimo. Allora, ci sono un po' di messaggi a partire da quello che l'amico Morris diceva prima, cioè i sindaci che dovrebbero essere affiancati da piccoli comitati scientifici. Un amico Dario scrive: basta comitati scientifici. E Morris si reinserisce nella discussione, dice: no, non c'entra il governo Conte e il suo comitato. Ma i sindaci sono sul territorio e hanno maggiore conoscenza, ma devono essere affiancati nelle decisioni perché da soli non possono prendersi responsabilità, altrimenti il gioco dello scaricabarile è servito. Cioè, leggo nella perplessità di Morris il timore che, come a volte accade in Italia, il senso di responsabilità dato ad altri sia un po' un pretesto per poi puntare il dito. Come dicevo prima io, anche eccessivamente, cioè come dire, beh, guarda, tu hai fatto male, quindi sei tu l'incapace, cioè il gioco dello scaricabarile. È molto sottile effettivamente questo rischio inserito in tutto il tema e nel contesto. In effetti entrambi gli ascoltatori hanno la loro parte di ragione, cioè non mi schiererei da una parte o dall'altra, cioè obiettivamente hai anche ragione, Manuela, a dire che il gioco dello scaricabarile non è che sia molto corretto, cioè dare la responsabilità ad un altro solamente per poi poterlo così incalzare qualora qualsiasi cosa succede, insomma. È colpa sempre degli altri, non è. Io ripeto, essendo una persona che ha sempre visto con favore una maggiore autonomia degli enti locali e una maggiore autonomia appunto delle regioni, dei comuni, cioè quando viene dato maggiore autonomia non riesco a essere critico, no? Cioè, capisco i sindaci, capisco le loro perplessità, capisco i loro timori, però cioè, non gli ha ordinato il dottore di mettersi in lista e di partecipare alle elezioni per diventare sindaco. Una volta che sei diventato sindaco, prenditi le tue Ok, responsabilità, chiaro, ecco. chiaro, 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 una questione anche di opportunità politica, no? Che prevede i pro e i contro, questo è chiaro. E poi andiamo a conclusione.
Giovanni scrive: il MES è l'ultimo atto della cessione della sovranità. Vogliono anche mettere l'IMU sulla prima casa con... vabbè, questi sono matti, insomma, non è molto d'accordo con le decisioni che... Beh, perché l'Europa ha detto mettete la tassa sulla prima casa, quindi ripristinate sostanzialmente l'IMU. E intanto il rapporto debito-PIL si avvicina a quello giapponese, 200%, con tutta una situazione strutturale diversa, però diciamolo, no? Perché poi è lì che fa differenza, cioè c'è differenza tra il nostro debito pubblico e quello giapponese. Fa tristezza vedere il risparmio degli italiani ucciso dai tassi a zero. Dai tassi zero. Ecco, Giancarlo, l'ultimo commento da parte tua e poi ti saluto. Sì, un ultimo commento, ma secondo me appunto anche una cosa importante da sottolineare. Allora, la questione economica, no? Sappiamo tutti che gli interventi fatti erano assolutamente necessari, forse anzi sono stati non sufficienti. Però attenzione, cioè non pensiamo che va bene, siamo in difficoltà, come suol dirsi, stampiamo soldi. Io dico, dovrebbe essere utilizzato più correttamente, emettiamo moneta. Ma ricordiamoci che non è così che si esce dalle situazioni, cioè. Se fosse così facile, cioè se allora diamo soldi a tutti e stiamo tutti a casa, chi è che va a lavorare se tutti? Quindi attenzione che la situazione economica è veramente seria, quindi non ci mancherebbe altro, non poteva fare diversamente l'Italia così come hanno fatto tutti gli altri paesi del mondo. Però ricordiamoci che dobbiamo tornare a lavorare e a tornare a lavorare in maniera seria, come si faceva prima del coronavirus. Anche così, aumento dello cosiddetto smart work, insomma, il lavoro da casa. Incentivare lo smart working, io sono abbastanza contrario, cioè bisogna tornare a creare PIL vero e non appunto fasullo come quello appunto creato dalle banche centrali. Per l'amor del cielo, non voglio l'austerità o cose del genere, però insomma, ricordiamoci che è solo il lavoro che crea ricchezza e benessere. Assolutamente, guarda, leggo anche questo messaggio. Beh, a parte il risparmio va premiato, non tassato, perché è frutto di sacrifici, è vero. Cioè, il concetto è abbastanza logico. E Mario, che giustamente accende un'altra luce su questo discorso: maggiori responsabilità, ma maggiori fondi a disposizione dei comuni. No, è perché effettivamente il sindaco è vero che decide di candidarsi e vince, quindi sa che dovrà avere delle responsabilità. Ma ricordiamoci che il sindaco, soprattutto dei paesini più piccoli, prende davvero niente rispetto all'impegno che ha poi sul suo territorio. Intendo dire anche a livello di soldi, non è l'unica cosa, cioè il sindaco non lo fa per quello sicuramente, soprattutto dei piccoli comuni. E soprattutto ai comuni vengono sempre tagliate risorse e fondi. Quindi effettivamente non è solo un discorso personale di dire io non mi voglio prendere responsabilità, è che a volte c'è proprio l'impossibilità di gestire anche delle cose se non si è aiutati dal governo, no? Quindi bisognerebbe, sempre in ottica federalista, Giancarlo, visto che tu prima giustamente lo dicevi, predisporre anche maggiori risorse per i territori. Ecco, poi magari è un discorso che possiamo fare in un'altra occasione. Proprio 20 secondi di chiusura, Giancarlo, su questo. Assolutamente, ma solo per sottolineare che mi hai tolto le parole di bocca. Allora, chiaramente, essendo federalista, comunque insomma, guardando a una maggiore autonomia con interesse, è chiaro che vorrei anche che gli enti locali avessero le risorse a disposizione. Cioè, io forse prima, ecco, ma eventualmente mi scuso perché la mia uscita un po'. Era un po' brusca a dire il sindaco non gliel'ha ordinato il medico di fare il sindaco, ma era solo per dire che il sindaco comunque deve prendersi delle responsabilità. Però giustamente se gli si dà maggiori
maggiori oneri, bisogna anche dargli maggiori Bravissimo, costi. ecco, esatto. Questo era il punto che non abbiamo specificato, ma che sono sicura anche tu dessi per scontato, insomma, che è chiaro, no? Se no è troppo comodo chiedere impegni maggiori se, a fronte di zero aiuti, quello è ovvio. Allora, Giancarlo, ritorneremo nelle prossime puntate su tutti questi temi. Intanto io ti ringrazio e insomma, facciamoci un in bocca al lupo per questa nuova versione del Fatto di Marcotti e alla prossima puntata. Grazie Emanuele, ancora tanti tanti complimenti per te e per le fonti TV. E tutto il team, assolutamente, assolutamente un team stupendo e non smetterò mai di ricordarlo e di ringraziarlo. Grazie ancora Giancarlo Marcotti con il Fatto di Marcotti in diretta e poi naturalmente a disposizione sui nostri canali on demand, sulla nostra pagina di YouTube. Io adesso vi saluto, attenzione perché subito dopo di me arriverà la prima puntata di Meme Economics. Per chi si è perso la presentazione del palinsesto, che peraltro poi riproporremo, quindi potrete rivedere l'apertura di questa mattina con l'elenco dei nuovi format del palinsesto di Le Fonti TV. Meme Economics fa parte di queste con Giacomo Iacomino che fa tutto dall'A alla Z, cioè i meme sono suoi, è lui che li crea e quindi insomma notizie di economia e finanza rese in modo un po' più simpatico che magari riescono a strappare anche un sorriso in più e in questa situazione a volte serve. Buon proseguimento sulle fonti, poi naturalmente altri approfondimenti, Fast Finance, Pocket News e torniamo live sui mercati con Giacomo Iacomino alle 14:30. Però insomma guardatevi tutti i nostri nuovi prodotti e grazie per essere sempre con noi, grazie per esserci.